delle imminenze, il telegramma del delle imminenze. Sì. Ce l'ha lei, io non ce l'ho. Sì, ce l'ha lei, è il telegramma. Ah, sì. Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico della LUMSA. Sono Elisa Ansaldo e farò un po' gli onori di casa qui, ma do subito la parola al Cardinale Giovanni Laiolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della LUMSA. Eminenza, per dare anche il suo saluto, lettura del telegramma della Segreteria di Stato Vaticana. Prego. Ho l'onore di dare lettura del telegramma che il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha inviato al Pontefice Rettore, il professor Francesco Bonini della nostra Università, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico. In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico di codesta Università, che avrà luogo il 6 dicembre corrente, il Santo Padre invia il suo beneaugurante saluto. Egli esorta coloro che svolgono la missione educativa a proseguire con rinnovato spirito di dedizione nella formazione integrale dei giovani e incoraggia a divenire un importante strumento culturale e pastorale. Papa Francesco, mentre chiede di pregare per lui, invoca la materna intercessione della Vergine Maria, sede sapientiae, e di cuore, in parte a lei, magnifico rettore, ai docenti, alle missionarie della scuola, al personale e a tutti gli studenti, la benedizione apostolica. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Siamo in attesa del Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, che arriverà tra pochissimi minuti. Intanto però diamo la parola al Rettore. Il servizio più grande che può essere reso ai giovani è lo studio e l'insegnamento. Magnifico Rettore, questo lo ha detto Luigia Tincani, e credo che l'Università abbia in questi tempi difficili per i nostri ragazzi, per tutti noi, dopo 2 anni di pandemia, dopo questa guerra terribile nel cuore dell'Europa, credo che l'Università abbia anche il compito di dare ai nostri ragazzi fiducia nel futuro. E dunque la parola al magnifico Rettore, il professor Francesco Bonini, per la relazione annuale sullo stato dell'Università. Grazie, benvenuti tutti e tutte, eminenze, eccellenze, autorità, colleghe e colleghi del corpo docente e del personale amministrativo, studentesse e studenti, signore e signori. I dati dell'anno accademico appena concluso, sicuramente performanti, sono disponibili nella brochure con numeri, grafici e tabelle.
Vi prego però, come è vezzo anche dei professori, vi prego però di cominciare a leggere questo fascicolo dal fondo, così da rendere omaggio alla dottoressa Giannina Di Marco, che... che così come il professor Dalla Torre, che vogliamo accomunare nel ricordo, è stata vittima di un morbo ancora misterioso nella sua origine, ma ben conosciuto nei suoi molteplici effetti. Qualsiasi istituzione, e in modo del tutto particolare una università, poggia sulle spalle dei fondatori e, come in questo caso, prendendo a prestito quanto scrisse il mio stesso predecessore in un profilo di storia della LUMSA pubblicato in occasione del 70esimo, anche dei rifondatori, cioè coloro che nel passaggio dell'inizio degli anni 90 hanno sviluppato con coerenza e coraggio l'idea originaria della Santa Sede promossa dalla venerabile Luigia Tincani. Grazie, dottoressa Di Marco, decana dei direttori generali delle università italiane, rigorosa perché generosa, coraggiosa nelle scelte e lungimirante nei progetti, sparagnina quando si deve, agonistica sempre, come chi sa di correre, di affrettarsi, direi, verso la meta, e stimola a farlo. In questo spirito, e anche alla luce del rinnovato statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale numero 119 del 23 maggio 2022, scusate la pignoleria ma è una deformazione professionale che condivido con altri giuristi e storici qui presenti, vogliamo collocare come propellente sicuro per i nostri lavori e le nostre prospettive il piano di sviluppo per il prossimo triennio, ormai in fase di approvazione, redatto sotto la responsabilità comune con il direttore generale. Un documento non solo anvuriano, ma che vuole essere anche espressione di un condiviso orientamento di tutta la nostra comunità accademica. Frutto di un corale, veramente corale, lavoro di progettazione, insisterà su alcune direttrici appunto di sviluppo. Un rinnovato e, se la parola esistesse, ma parlo sotto il controllo della professoressa Bertini, rinnovante richiamo alla nostra identità, e un significativo impegno di coerente investimento, seguendo anche le indicazioni del nostro nucleo di valutazione, ora presieduto, dopo il grande lavoro di Loredana Lazzari, da Angelo Mari. Investimento nella faculty, come si dice ora, e nelle strutture, tanto a Roma che a Palermo, dove è ormai imminente l'inizio dei lavori nell'area di Via Dante. Siamo confortati in questa linea anche dai risultati di Alma Laurea. Le nostre studentesse e i nostri studenti esprimono un ampio gradimento, ben oltre le medie. E dunque, abituati bene, sono giustamente esigenti. Siete giustamente esigenti. Come anche noi, dobbiamo essere esigenti nei confronti di noi stessi. In questa prospettiva desidererei qui condividere con voi due considerazioni di carattere rispettivamente sistemico e prospettico, con una premessa che è un ringraziamento all'inizio di questo nuovo mandato, un ringraziamento al Cardinale Presidente e ai consiglieri di amministrazione con il Direttore Generale, ai prorettori che si sono succeduti in questi anni, ai direttori di Dipartimento, ai presidenti dei corsi di laurea, ai delegati e alle delegate, ai colleghi e alle colleghe, al personale della nostra, permettetemi, invidiata struttura amministrativa con i diversi e le diverse responsabili e, mi si consenta, agli uffici di più diretta collaborazione. Una struttura, una istituzione, si connota principalmente per lo stile che ci viene dalla testimonianza delle missionarie della scuola, e che ci deve connotare tanto ad intra, ovvero nel quadro della nostra comunità, ormai allargata ad una dimensione che tuttavia vogliamo sempre tenere a misura di persona, quanto ad extra, ovvero nei rapporti sempre più intensi con le istituzioni,
il sistema economico e produttivo, le altre università italiane e internazionali, incluse quelle pontificie. E ringrazio e saluto per tutti il Presidente della Conferenza dei Rettori del Lazio, Stefano Ubertini, e il Presidente della CUIPRO, Luis Navarro. Ecco allora la considerazione sistemica che mi viene di proporre alla vostra condivisione. Se vogliamo essere franchi, il nostro sistema paese non ha ben chiaro cosa aspettarsi dalle università, al di là dell'emissione di titoli di studio. Ma ovviamente nello stesso tempo non può prescinderne, deve dunque occuparsene. Proprio in questi giorni ricordiamo l'anniversario tondo dell'istituzione della scuola media unica. Ne abbiamo trattato in un convegno che di fatto ha aperto anche la nostra finestra di attenzione su un altro anniversario, quello della nascita della Democrazia Cristiana, per cui sta cominciando a lavorare un impegnato comitato promotore, qui autorevolmente rappresentato, cui abbiamo offerto il nostro contributo scientifico e la nostra ospitalità. Pochi anni dopo la riforma dell'istruzione media, elaborata sempre sotto la regia dello stesso ministro Galantuomo, la riforma universitaria invece si arenò. Siamo nel 1968. Dopodiché una serie spesso scoordinata di, tra virgolette, provvedimenti urgenti, ultimi quelli approvati lo scorso mese di luglio. A proposito dei quali la ministra Anna Maria Bernini, che saluto all'inizio del suo mandato, ha giustamente annunciato la disponibilità ad esaminare la richiesta presentata unanimemente in sede CRUI di una moratoria in particolare per gli assegni di ricerca. E non parlo di altre tecnicalità che pure incidono non poco, come la controversa determinazione dei requisiti di docenza da sincronizzare con le nuove figure previste dalle normative approvate in luglio. Ci serve un quadro normativo chiaro, stabile, condiviso e soprattutto realistico, sottolineando questo aggettivo in grassetto. Ci serve per essere noi, le università italiane, e qui apro un inciso, università che formiamo un sistema di grande valore. Proprio la settimana scorsa, una dottoranda appena addottorata, quindi una dottoressa, una PhD, in economia civile, con una bella tesi di taglio storico-istituzionale, ha vinto senza battere ciglio un posto alla Florida State University. Ci dicevo, serve un assetto normativo chiaro, stabile, condiviso e soprattutto realistico per essere soggetti adeguati e protagonisti in un sistema dell'istruzione superiore, aggettivo anch'esso da rimarcare perché le parole hanno sempre un significato, per essere soggetti di un sistema che appunto è nazionale, europeo e internazionale per natura stessa. Un sistema, quello italiano, e bisogna ricordarlo sempre, che è pubblico in quanto composto da soggetti statali e non statali. Non chiediamo per parte nostra in questo quadro nulla più di quanto attiene all'ecologia del sistema, alla sostenibilità, come si dice con una parola efficacissima, anche se forse abusata, alla sostenibilità dello stesso sistema. L'FFO, il Fondo di Funzionamento Ordinario delle Statali, è costantemente manutenuto e dopo la stagione dei tagli orizzontali giustamente rivalutato, anche se resta oggettivamente migliorabile. Quello delle non statali è fermo dall'approvazione della legge 193. Siamo nel secolo scorso. Non va aumentato, va semplicemente riequilibrato, ovvero riparametrato, con realistica urgenza. Non per altro, ma per garantire l'architettura del sistema che dà buoni risultati e soprattutto serve al sistema paese per presentarsi in modo adeguato alla competizione globale, come si è visto a Dubai, dove tutte le nostre università sono state convenientemente rappresentate. E uso la parola nel senso etimologico, competere, cioè correre insieme. Ci saranno sempre meno giovani tra la popolazione italiana. La sfida per il sistema universitario è allargare la frequenza all'università, assicurare cioè ad una percentuale più alta di ragazze e ragazzi una formazione universitaria. Contemporaneamente, garantire una formazione continua di qualità, una formazione continua appunto superiore. E terzo, farlo in un contesto internazionale, attraendo in Italia e lavorando in un quadro multilivello.
come anche noi cerchiamo di fare, con risultati per me insperati, anche se in realtà frutto di un lavoro molto ben fatto. Eccoci allora a noi, ovvero alla considerazione prospettica che desideravo condividere. Come definire la LUMSA, la nostra libera università intitolata a Maria Santissima Assunta in questo contesto? Certo, si propone con sempre più riconoscibilità come un'università solida, agile e di ispirazione cristiana, un'università cattolica, come convenimmo qualche anno fa. Vorrei facessimo un passo oltre, così da poter parlare di, tra virgolette, una università che ha qualcosa da dire, che sappia parlare e articolare un messaggio, una interlocuzione positiva. Dire qualcosa parlando il linguaggio dell'educazione, della formazione e della cultura superiore. Parlare con le sue proposte accademiche e con gli studenti e le studentesse che si proiettano nel mondo delle professioni. Certo, non il linguaggio dell'ideologia, né del mainstream, che ci affliggono con virulenza crescente, praticando comunque il metodo scientifico e critico. Siamo chiamati a dire qualcosa con i nostri corsi di laurea. I nostri corsi di laurea sono chiamati a dire qualcosa. Sono ormai 23 e sono sempre in manutenzione continua per poter formare giovani sempre in grado di dire cose nuove nei loro ambienti professionali e nella società. Non certo il nuovo per il nuovo, ma l'innovazione per il meglio in un percorso che parte ed arriva al bene, come ci insegna Luigia Tincani che giustamente Elisa Ansaldo ha citato nella sua presentazione. Un percorso incrementale, certo, ma che vogliamo sistematico. Vale questo in particolare dopo i successi trasversali del parlare in inglese, vale per l'uso delle tecnologie e per l'integrazione digitale. Nello specifico, stiamo sviluppando Palermo, dove si è ben radicato il nuovo corso di comunicazione digitale e marketing, e il prossimo anno svilupperemo, ristrutturandola, la nostra presenza nel settore educativo. A Roma stiamo riposizionando la nostra offerta di data science. L'adesione all'ITS intitolato a Maria Gaetana Agnesi, con partner industriali e accademici di alto livello, ci permetterà di spostare il nostro investimento, che si era materializzato nella laurea triennale, sul più congeniale livello magistrale, così da meglio valorizzare l'importante gruppo che si è formato di docenti, professionisti e aziende che stanno assorbendo i nostri laureati triennali, garantendo loro la piena occupabilità. Anche i nostri corsi di laurea in psicologia sono in bacino di carenaggio per rispondere alla sfida abilitante lanciata dalla recente riforma. Dire qualcosa nelle scienze psicologiche, educative, giuridiche, economiche, politiche e sociali, nelle scienze della comunicazione e delle lingue è possibile intanto in quanto è chiara la nostra ispirazione e il metodo scientifico e critico che caratterizza l'università. Una combinazione questa di valori e saperi che garantisce l'evoluzione positiva e il rinnovamento migliorativo e non ha alcun timore reverenziale. Questo comporta anche una manutenzione continua dei programmi e una coraggiosa apertura alla trasversalità e alle contaminazioni. In particolare, la didattica delle lauree magistrali è sempre, diciamo così, un cantiere aperto sul quale dobbiamo, noi, la nostra università, ma più in generale direi il sistema universitario, lavorare per renderle sempre più diverse, più differenziate dalle lauree triennali e quindi più performanti per l'ingresso nel mondo delle professioni. Tra le competenze trasversali, di cui ora giustamente tanto si parla e che fanno la differenza anche per l'occupazione, abbiamo una risorsa in più, ovvero gli insegnamenti che il mio predecessore in particolare ha voluto curriculari di teologia. Oggi, a pieno titolo, si possono configurare, echeggiando l'idea di università di John Henry Newman, un aureo testo che oggi tutti citano e che noi vogliamo sempre combinare con quello di Giovanni Battista Montini, Coscienza universitaria,
Oggi si possono configurare gli insegnamenti di teologia tra le cosiddette soft skills, cioè queste competenze trasversali, ovvero per tutti e senza alcun intento confessionale, perché sono trasversali ma anche aiutano a guardare in una dimensione verticale. Questo ulteriore posizionamento sfida contestualmente i colleghi che insegnano queste discipline a un rilanciato impegno anche di connessione transdisciplinare. Sempre in questa idea di interlocuzione positiva, ecco allora il ruolo dei nostri dottorati. Istituita negli scorsi anni, è ormai in piena efficienza la LUMSA Master School, che copre un settore strategico anche per il futuro, cioè la formazione permanente e i master. A completare l'assetto del post laurea, che è a pieno titolo formazione universitaria, con il nuovo statuto ha preso avvio la scuola di dottorato. E i titoli dei nostri dottorati, diventati 5, come anche la scelta del tema della fiducia come asse transdisciplinare di ricerca e di presa di parola, ci dicono di un approccio originale in settori peraltro giustamente i più classici, come appunto si conviene al terzo ciclo degli studi universitari. Già, perché avere qualcosa da dire significa anche sapere guardare avanti, oltre i confini tralatici, proprio perché si parte da una base solida. E significa anche andare, come si diceva, fisicamente e non più soltanto virtualmente, come è successo nei 2 anni scorsi, andare in giro per il mondo. E non è più un giro tra paesi confinanti come fu ai miei tempi, ma ormai è un giro veramente transcontinentale. Stanno per diventare operativi con il nuovo statuto i centri di ricerca, appunto per entrare nel merito di questa interlocuzione, al fine di rendere meglio visibile e più agevole l'elaborazione propositiva e il presidio di temi cruciali, affiancandosi alle altre 2 scuole, l'ASCEV in diritto Vaticano e l'EIS, educare all'incontro e alla solidarietà. È appena diventata operativa l'UMSA Human Academy, una fondazione con il mandato, tra l'altro, di sviluppare l'impegno sociale della nostra università, una delle forme di quella che burocraticamente si chiama terza missione, ma da sempre era presente nell'orizzonte di Luigi Tincani e nell'impegno dei colleghi e delle colleghe. Ne sentiremo riparlare. Si affianca all'UMSA Sport United, l'associazione sportiva dilettantesca che ha segnato già lo scorso anno una prima significativa affermazione. Siamo arrivati secondi nel campionato di calcio, ma diciamo così, primi honoris causa, e alla storica associazione Tincani per la promozione della cultura, ora ente del terzo settore, che fa tanto, tra l'altro, per il diritto allo studio. Ripenseremo nell'anno in corso alumni o alumni, come si dice nella neolingua, non come associazione, ma come spazio di interlocuzione, e intendo proporre, dopo che è stato ristrutturato il sistema di assegnazione dei contratti di insegnamento con l'istituzione dell'albo, un nuovo, tra virgolette, ruolo, tra virgolette, per valorizzare il contributo di personalità notabili del mondo professionale, istituzionale e sociale che si sentono vicini alla nostra università, hanno desiderio di misurarsi con gli studenti, ma possono offrire il loro autorevole contributo in forme più libere rispetto alla titolarità di un corso e in modalità creativamente trasversali. Uso questa parola notabili nel senso in cui la usava De Gasperi, non nel senso corrivo del termine. E qui ci sono esponenti illustri di queste, tra virgolette, notabilità in senso positivo. Conclusivamente, su questo punto prospettico di una università che ha qualcosa da dire, un ateneo che anche un fortunato slogan ricorda essere al centro di Roma, e aggiungo, sul crinale di un confine di Stato così unitivo, come ben sa, e lo ringrazio e saluto l'ambasciatore Francesco Di Nitto, un ateneo al centro di Roma non può che essere ospitale di tante iniziative di discussione, di dibattito, di confronto e dunque di proposta e di azione. Riaperti dopo 2 anni complicati tutti i nostri spazi, la nostra nuova biblioteca potrà essere pienamente efficiente anche in questa direzione e anche per coinvolgere creativamente le studentesse e gli studenti. Esperienze come il Cenacolo di Studi Diplomatici dimostrano come, se opportunamente stimolati,
Gli studenti e le studentesse possono assumersi responsabilità significative di approfondimento non curricolare, come è stato a proposito della guerra in Ucraina, la più vicina delle troppe che ci affliggono. E in questo noi ci associamo al Magistero e soprattutto all'invito, al cordiale invito continuo e pressante di Papa Francesco. Ci impegniamo a trovare spazi e modalità nei vincoli delle tabelle dei corsi di laurea per moltiplicare e valorizzare queste iniziative degli studenti, perché è necessario che sempre più i giovani sappiano prendere la parola e qui in università sperimentino i nostri studenti e le nostre studentesse che è possibile e che dà buoni frutti. Anche a questo serve l'orientamento, parola impegnativa che da sempre nella nostra Carta dei Valori e che nel quadro del PNRR è stata opportunamente valorizzata. Ma l'etimologia avverte che non può essere nelle sue diverse fasi, prima, durante e dopo gli studi universitari, un esercizio formale e burocratico. Richiede appunto un indirizzo. In questo quadro dell'apertura e del dialogo multilivello, che sono molto lieto che il Ministro della Cultura, che alla prestigiosa carriera professionale ha sempre affiancato la passione per l'insegnamento, anche nel nostro Ateneo e per lunghi anni, abbia accettato il nostro invito e soprattutto il dialogo con gli studenti. Concludo con un ringraziamento collettivo ma personalizzato. Nei tre giovani, un ragazzo e due ragazze, che hanno ottenuto, che riceveranno i premi intitolati a personalità che hanno fatto la storia del nostro Ateneo, e alla professoressa Papasogli, per la quale, concluso il servizio, è stato proposto il titolo di professoressa emerita. Il merito, una terza parola dopo fiducia e orientamento, questa parola di cui si è parlato tanto in queste settimane. Rimando al volume pubblicato, non senza una certa lungimiranza, qualche anno fa, da un autorevole collega che da questo anno accademico è il decano del nostro Ateneo e ha un titolo parlante, La democrazia del merito. È l'esempio di una università che abbia, che possa qualcosa da dire. Grazie. Grazie professor Bonini, grazie per la... Adesso c'è la piccola parte formale. Eminenze, autorità, colleghe e colleghi del corpo docente e del personale tecnico amministrativo, studenti e studentesse, signore e signori. Nel ricordo dei fondatori dell'Ateneo dichiaro aperto l'anno accademico 2022-2023, 83esimo dalla fondazione. Adesso sì, giusto. Grazie professor Bonini, grazie per la sua relazione, davvero attenta ed estremamente interessante. Ascoltiamo adesso la prolusione della professoressa Lisa Arduino, ordinaria di Psicologia Generale del Dipartimento di Scienze Umane, il titolo Lo sviluppo delle neuroscienze cognitive e il suo impatto sulla psicologia. Professoressa.
Ecco, si vede. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i presenti. Anch'io, prima di iniziare, volevo salutare e ringraziare il Cardinal Giovanni Daiolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della LUMSA, e il magnifico Rettore, Professor Francesco Bonini, per l'invito di cui mi sento molto onorata. Tutto il corpo accademico, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e le loro famiglie, ed infine saluto i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni presenti, primo fra tutti il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano. Ho pensato di condividere con voi oggi alcune riflessioni sul ruolo che le neuroscienze cognitive hanno avuto sulla ricerca in psicologia. Infatti, l'ambito di studio che più di ogni altro negli ultimi 30 anni ha avuto un incremento enorme è stato proprio questo delle neuroscienze cognitive. Risale al 98 uno dei primi manuali accademici dal titolo Neuroscienze cognitive a cura di Gazzani e collaboratori, e in Italia i ricercatori Beppi, Berti, Bottini e Neppi Modona pubblicano per il Mulino elementi di neuroscienze cognitive. Da allora si è assistito a un fiorire crescente di studi in questo ambito, in cui il tema è stato associato a tanti ambiti della psicologia, ma non solo della psicologia. Ed infatti la letteratura scientifica pullula di studi neuroscientifici applicati alla musica, allo sport, alla psicanalisi e anche in ambiti applicativi quali quello clinico, giuridico forense, di consumer behavior. Questo termine si riferisce allo studio delle basi anatomiche neurali della cognizione, quindi dei processi cognitivi che ci caratterizzano, quali l'attenzione, la memoria, il linguaggio, il pensiero, le emozioni, che sono al centro della ricerca in psicologia da moltissimi anni. Quando si guarda il percorso storico che la psicologia ha attraversato per essere considerata una scienza, la scienza del comportamento, vediamo che ci sono state diverse fasi, ma il primo sostanziale cambiamento di paradigma in grado di fornire una spinta propulsiva alla ricerca è avvenuto negli anni 50 del secolo scorso, con la nascita della psicologia cognitiva e poi successivamente con le neuroscienze cognitive che, attraverso l'implementazione di tecniche di esplorazione cerebrale, ha stimolato una conoscenza sempre più articolata del nostro cervello, ma anche sulla relazione che intercorre tra cervello e funzioni. Infatti, il rapporto tra le due discipline è di mutuo interscambio. Da una parte la psicologia cognitiva ha sviluppato teorie e modelli dei vari processi e dall'altra lo sviluppo delle tecniche di indagine dell'attività cerebrale ha permesso di dare una cornice, dei constraints, dei limiti a questi processi, favorendo quindi anche un aggiornamento, in taluni casi anche una falsificazione di tali teorie e permettendo altresì di capire e di aprire nuove frontiere in diversi ambiti, applicativo, clinico, riabilitativo ed educativo. Per illustrare meglio la reciprocità tra questi due settori, io oggi vi presenterò, farò due esempi di due settori di ricerca molto diversi tra di loro. Uno riguarda la plasticità cerebrale e l'altro la lettura di normolettori e di soggetti affetti da dislessia evolutiva. Circa 30 anni fa, quello che noi sapevamo sul nostro cervello era che dopo la nascita, soltanto in un periodo breve, che veniva chiamato periodo critico, questo aveva la possibilità di modificarsi. E che dopo di questo il nostro cervello in realtà rimaneva statico e anzi, man mano che andavamo avanti con l'età, perdeva in termini di neuroni. Quindi l'invecchiamento era visto prevalentemente in termini di perdita. Ad oggi invece, attraverso le neuroscienze, che hanno introdotto strumenti di neuroimmagine sempre più sofisticati, dalla risonanza magnetica funzionale alla magnetoencefalografia, per esempio, ci hanno permesso di vedere cosa succede nel cervello in vivo, cosa fa. Noi ad esempio oggi sappiamo non solo che il nostro cervello non è statico, ma anzi che è plastico e che può modificarsi lungo tutto l'arco della nostra vita. E come si modifica? Si modifica attraverso cambiamenti chimici, attraverso cambiamenti strutturali e funzionali. Per esempio in questa slide vedete cambiamenti strutturali che il cervello attraversa dai 5 ai 20 anni di età. Le aree in blu, che sono, diciamo, corrispondono all'aumento di volume della materia grigia, rappresentano il grado di maturazione cerebrale.
Si vede chiaramente che le prime aree che si sviluppano sono quelle posteriori occipitali legate alla vista, quelle motorie, e sono in ultimo, le ultime aree che si sviluppano, intorno ai 20 anni, sono quelle delle aree frontali, cioè dove risiedono le nostre funzioni cognitive più complesse, chiamate funzioni esecutive. La possibilità che nascano nuove cellule cerebrali lungo tutto l'arco della nostra vita va sotto il nome di neurogenesi. E la domanda che sorge naturale a questo punto è se possiamo fare qualcosa e se possiamo incrementare questa neurogenesi, come possiamo migliorare questo fenomeno. In un esperimento classico che è stato replicato in moltissimi laboratori, i ricercatori hanno preso alla nascita un gruppo di cavie che erano tutte uguali dal punto di vista genetico e le hanno messe in tre condizioni diverse. In una prima condizione una cavia veniva messa da sola all'interno di una gabbia, senza stimoli. In una seconda condizione, due o più cavie insieme venivano messe in una cavia ricca di stimoli cognitivi, motori, quindi scalette, ruote che giravano. E nella terza condizione, quella chiamata di controllo, due o più cavie, quindi sempre non in isolamento, venivano messe però di nuovo in una situazione senza stimoli. Quando quei ricercatori hanno studiato i loro cervelli, si è visto che le cavie che erano state messe nella condizione arricchita, cioè quella piena di stimoli cognitivi e motori, presentavano una complessità, una germogliazione maggiore di assoni sui loro neuroni rispetto invece alle cavie che erano state collocate nella condizione impoverita da tali stimoli. Anche gli studi sull'uomo hanno confermato l'importanza di vivere in condizioni arricchite lungo tutto l'arco della nostra vita. Circondarsi il più possibile di stimoli sociali, cognitivi, di occasioni per fare movimento, favoriscono la neurogenesi, la nascita e lo sviluppo di nuove connessioni cerebrali e quindi una maggiore vitalità cerebrale, che si riflette a sua volta in un miglior funzionamento cognitivo. Inoltre, la ricerca degli ultimi anni ha dimostrato che questi cambiamenti legati all'arricchimento ambientale fungono anche da fattore protettivo per le malattie degenerative, quali la demenza di Alzheimer. A questo proposito è stato coniato negli ultimi anni questo termine bellissimo di riserva cognitiva per indicare un fattore di resilienza molto importante. Persone anziane con una ricca riserva cognitiva, stimolata cioè dalla varietà della loro vita sociale, intellettuale, motoria, riescono a posticipare l'esordio della malattia e a volte anche a rallentarne il decorso dal punto di vista comportamentale, anche a fronte di una compromissione però a livello cerebrale, cioè che è come dire che a parità di atrofia corticale tra due pazienti, quelli che hanno una riserva cognitiva maggiore, no, mostrano i primi sintomi molto più tardi. Quindi in conclusione mi è sembrato questo un buon esempio di come le conoscenze sul funzionamento del cervello abbiano aperto nuovi orizzonti sulla comprensione dei processi dell'invecchiamento normale, sulla prevenzione che si può attuare, ma anche sulla cura delle patologie dell'invecchiamento. Un secondo ambito a cui volevo accennare riguarda la lettura in normolettori e in soggetti che presentano dislessia evolutiva. La lettura è un'abilità, scusate ma sono stata malata fino a ieri, è un'abilità che ha fatto la sua apparizione circa 5.000 anni fa, quindi è un'abilità relativamente recente dal punto di vista filogenetico, anche se tardiva dal punto di vista ontogenetico, no? Perché impariamo a leggere intorno ai 5-6 anni. È un processo molto efficace, se ci pensate noi leggiamo 200 parole circa al minuto e che diventa molto velocemente negli anni automatico e veloce. Così automatico che quando viene chiesto a dei soggetti, per esempio sperimentali, di nominare il più velocemente possibile il colore con cui è scritta la parola, come dire ad esempio verde in questo caso, i soggetti sono più lenti quando il significato della parola scritta non è coerente con il colore da denominare. Quindi cosa ci indica questo? Che la lettura è automatica, che noi non possiamo esimerci dal leggere la parola che vediamo. Ed è così veloce che si impiega più tempo a pronunciare la parola gatto in risposta ad una sua rappresentazione iconica rispetto a quando dobbiamo leggere la parola gatto. Però diciamo che ci vuole un po' perché la lettura diventi automatica e veloce e d'altronde e d'altra parte ci sono anche soggetti che non tutti riescono a raggiungere questa competenza.
Infatti studi epidemiologici stimano che il 4% della popolazione mondiale sia affetto da dislessia e che l'incidenza del disturbo sia maggiore in quei paesi che hanno un sistema ortografico complesso, come per esempio la lingua inglese. L'utilizzo della risonanza magnetica funzionale, una tecnica per cui è possibile, attraverso la misurazione del metabolismo cerebrale e il flusso sanguigno, registrare le attività cerebrali che sono attive mentre noi eseguiamo un compito, tipo leggere, appunto, ci dice che c'è un network molto ampio di aree dell'emisfero di sinistra coinvolte, aree occipitali, temporali, parietali e frontali, che a loro volta sottendono le abilità che sono coinvolte nella lettura, abilità di tipo visuo-percettivo, abilità amnestiche, abilità fonologiche. Una piccola regione, quella che vedete in rosso, è di particolare importanza e si trova sempre nell'emisfero di sinistra. Quest'area è stata battezzata Visual World Form Area da Cohen e Dehan nel 2011, perché è una regione che è coinvolta nell'elaborazione dell'informazione ortografica e mostra una sensibilità specifica per la forma visiva delle parole. Per alcuni rappresenta una specie di letterbox dalle quali poi si dipanano le altre connessioni cerebrali che vanno nelle altre aree e che ci permettono poi di leggere la parola, di scriverla, di sapere il significato, di pronunciarla. Una lesione a quest'area si manifesta in una totale incapacità di riconoscere i grafemi e quindi di leggere. Ma non sono solo le parole ad essere oggetti speciali. È interessante notare infatti come in una piccola area, quella che vedete voi in rosso, abbastanza analoga dal punto di vista anatomico, ma nell'altro emisfero, cioè l'emisfero di destro, esiste un'area altrettanto piccola e selettiva per i volti, cioè che risponde solo ai volti e che quando è lesionata causa un disturbo molto noto come prosopagnosia, cioè il soggetto non è più in grado di associare un'identità ad un volto che vede. Non sorprende che il volto abbia raggiunto, diciamo, una così grande importanza, data la sua rilevanza per la sopravvivenza. Se ci pensate, è importantissimo perché ci permette di decodificare le emozioni altrui, le intenzioni altrui, ma rappresenta anche uno dei veicoli più importanti, per esempio, per lo sviluppo di un buon attaccamento madre-bambino. L'evidenza che ci sia un'area cerebrale specifica per i volti non ci viene solo da queste evidenze con le neuroimmagini oppure, come abbiamo detto, con i pazienti con lesione cerebrale, ma anche usando altre tecniche meno invasive, come le tecniche elettrofisiologiche. Se io vado a misurare, per esempio, l'attività elettrica, come vedete in questa figura, che viene, diciamo, si presenta in presenza di oggetti visivi, si vede per esempio che le onde, quest'onda rossa che vedete, che appare quando si vede un volto, è molto diversa sia nell'ampiezza delle onde che nella tempistica con la quale le onde si presentano, rispetto a delle onde che invece si attivano quando noi vediamo altri oggetti, una macchinina, una parola, un disegno astratto, una figura. Quindi, appunto, ma torniamo alla lettura. In uno studio effettuato con un'altra tecnica di neuroimmagine, la tomografia ad emissione di positroni, che come la risonanza magnetica funzionale registra l'attività metabolica in vivo, Paolesio e collaboratori in uno studio italiano hanno messo a confronto normolettori adulti, che vedete a sinistra, verso un gruppo di soggetti adulti dislessici di lingua inglese, francese ed italiana. E vedete che i normolettori in rosso sono le aree che sono attive durante il compito di lettura. Vedete che praticamente i normolettori rispetto ai gruppi di controllo, ai gruppi di dislessici, mostrano una maggiore attività in questa parte qua, in quest'area qua, no? Che coinvolge il giro temporale medio, superiore e il giro occipitale. Tuttavia, i dislessici italiani, rispetto ai francesi e agli inglesi, facevano meno errori di lettura quando leggevano. Questo ha portato gli autori a concludere, per esempio, che c'è una parte, che ci sia una base neurocognitiva universale del disturbo, ma anche che alcune delle differenze riscontrate nell'accuratezza con cui la forma ortografica viene tradotta in una forma fonologica sia da ascrivere anche al tipo di ortografia della lingua. Così come ho detto prima, spiegherebbe anche bene quello che dicevo prima sulla diversa incidenza del disturbo nelle diverse lingue.
Ma cosa succede veramente quando leggiamo? In realtà, quando leggiamo, qual è la misura comportamentale della lettura? Noi quando leggiamo esploriamo un testo, no? I nostri occhi si muovono da sinistra a destra, per esempio in lingue come l'arabo o l'ebraico si legge invece da destra a sinistra. Quindi ci rendiamo conto che non solo sono importanti per la lettura le abilità fonologiche, quelle di cui ho appena parlato, no? C'è la capacità di tradurre in suono quello che vediamo scritto, ma anche delle abilità di tipo visuo-percettivo, attenzionali, che ci permettono di esplorare il campo visivo. E uno strumento che si è rivelato utilissimo per misurare questo comportamento è la registrazione dei movimenti oculari. L'impatto che la ricerca di Jarboes ha avuto sulla comprensione di processi visuo-percettivi fu davvero enorme in seguito alla sua traduzione, alla traduzione in inglese del suo libro Eye Movements and Vision nel 1967. In uno degli esperimenti descritti, scusate, ma mi devo soffiare il naso, scusate. Nessun problema, è un piacere ascoltarla. Intanto saluto il ministro, buongiorno ministro San Giuliano, il ministro della cultura che è arrivato, poi tocca a lei e la ascoltiamo con piacere. Esatto, prego. Intanto. In uno degli esperimenti descritti da Jarboes, l'autore poneva delle domande specifiche dei partecipanti, misurando i loro movimenti oculari mentre osservavano una scena come questa. Poteva chiedere loro, per esempio, di guardare la figura liberamente. Ed in questo caso la registrazione delle fissazioni, che voi vedete rappresentate da questi puntini, e dalle saccadi, cioè i movimenti che gli occhi fanno, che sono rappresentate dalle linee, indicano chiaramente come spontaneamente, lo vedete da questo assemblamento qua di puntini in concomitanza dei volti delle persone, che spontaneamente i soggetti guardano le facce, guardano i volti. E quindi un'altra evidenza a supporto del fatto di quanto i volti siano percettivamente un oggetto molto saliente per noi. Inoltre dimostrava che il pattern di esplorazione della scena visiva poteva essere molto diverso a seconda del compito che si chiedeva. Si poteva chiedere, per esempio, di guardare gli oggetti nella stanza liberamente, di attribuire l'età alle persone, di ricordare la posizione delle persone nella stanza. Tutte queste evidenze scientifiche a favore di una specificità e preferenza per i volti può avere delle ripercussioni anche in altri ambiti, per esempio anche nell'ambito del marketing, del consumer behavior. In uno studio commissionato da una nota azienda di pannolini inglese si scoprì che per fare in modo, per esempio, di evitare che i soggetti vincessero la loro naturale propensione a guardare il volto, come si vede chiaramente qui, quest'area in rosso indica che i soggetti sono attirati e le fissazioni ricadono maggiormente sul volto, bisognasse trovare un escamotage. E questo escamotage è stato di porre, per esempio, il bambino di profilo e in questo modo, come vedete, lo sguardo si sposta sulla scritta, sul pannolino e sulla marca del pannolino, rendendo quindi più efficace, in questo caso, il messaggio promozionale. Rispetto allo strumento di Jarboes, ad oggi ovviamente con la strumentazione tecnologica di cui siamo in possesso, la registrazione dei movimenti oculari è molto più accurata, meno vincolata al setting di laboratorio e rappresenta lo strumento elettivo per studiare i processi cognitivi nell'infant research. Prima di tutto perché è uno strumento non invasivo e poi perché non necessita del linguaggio che i neonati a quell'età, che i bambini piccoli non hanno. Ma torniamo alla lettura. Che cosa ci possono dire allora i movimenti oculari sulla lettura? Ci possono aiutare a capire quali sono i meccanismi viso-percettivi e attenzionali sottostanti del comportamento normale o patologico, per esempio? Se confrontiamo in questa slide i movimenti oculari di un soggetto normolettore in alto con i movimenti oculari di un soggetto invece affetto da dislessia qua in basso, per esempio, vedete che il pattern oculomotorio è molto diverso, no? Il soggetto con dislessia fa molte più fissazioni, sempre i pallini, ci sta molto di più anche a queste fissa per più tempo e questo si traduce anche infatti nella nota lentezza dei soggetti dislessici nella lettura, fanno molte saccadi di ritorno, cioè tornano spesso indietro nel testo e soprattutto fissano anche elementi del testo, articoli, preposizioni, avverbi, che normalmente un normolettore non fissa. Quindi cosa possiamo dire? Evidenze ottenute con strumentazioni diverse, abbiamo visto tecniche di neuroimmagine, misure comportamentali, quali dei movimenti oculari, favoriscono la comprensione dei meccanismi che sottendono il processo di lettura. Meccanismi di natura fonologica, abbiamo visto, viso-percettiva, mnestica, di cui non ho parlato.
ci permette di individuare meglio quali tra questi meccanismi, perché a volte possono essere colpiti anche più di uno, sono coinvolti nel disturbo, permettendoci altresì di agire sia a livello educativo, a livello di apprendimento, perché sappiamo cosa è necessario per imparare a leggere, ma anche dal punto di vista riabilitativo, riuscendo a progettare degli interventi mirati al soggetto. Quindi in conclusione spero di essere riuscita a darvi un flavor, a rappresentare con due esempi presi da ambiti di ricerca così diversi quanto sia stato ed è rilevante il contributo che le neuroscienze cognitive hanno apportato ai vari ambiti della psicologia. L'interesse non è il cervello di per sé, ma capire che il comportamento umano è sempre il prodotto finale dell'interazione tra nature e nurture, tra biologia ed ambiente. La LUMS in questi anni ha saputo accogliere le sfide che questi ambiti del sapere e queste nuove tecnologie hanno apportato alla psicologia da diversi punti di vista. Ha favorito per esempio lo sviluppo di un laboratorio di psicologia che si sta pian piano dotando di nuove strumentazioni, alcune delle quali menzionate proprio in questa mia relazione, rimanendo però sempre fedele alla sua missione ed anzi facendosi promotrice di una cultura che pone sempre al centro la persona. In quest'ottica la scoperta della scienza assume sempre un valore aggiunto quando si pongono a servizio dell'individuo e della collettività, contribuendo ad apportare delle migliorie in ambito applicativo, educativo, clinico e riabilitativo. Grazie. Grazie professoressa Arduino, davvero un piacere ascoltarla. Invito qui sul podio il professor Gennaro San Giuliano, ritorna qui da ministro, ma è un'aula che lei conosce bene perché ci ha insegnato e dunque credo che le faccia particolarmente piacere. Buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione che mi riserverete. Vi devo dire che ho un po' di emozione. Emozione dettata dal fatto che ormai sono 20 anni che io insegno in questa università e ringrazio il rettore Bonini, che è un amico, per l'invito che mi ha rivolto ad essere qui questa mattina, il cardinale Laiolo, saluto tutte le istituzioni civili e religiose e militari che sono qui presenti. Perché emozioni? Ho preparato un discorso che dopo ovviamente leggerò, come si fa in queste circostanze, si prepara un discorso, spero, interessante, puntuale, preciso, ma voglio esprimere alcune considerazioni di natura strettamente personale. Fatemi salutare anche la mia collega ed amica Elisa Ansaldo, abbiamo lavorato a lungo alla TG1 insieme e anche molto bene, devo dire. Io arrivai qui attraverso il professor Massimo Stipo, compianto ordinario di diritto amministrativo, che avevo incrociato nella mia formazione post laurea. Fatto un dottorato di ricerca e lui mi propose di insegnare politica della coesione economica, poi successivamente ho insegnato diritto dell'Unione Europea fino ad approdare all'ultimo insegnamento, diritto dell'informazione, nel quale io ho trasfuso sia le conoscenze giuridiche che vengono dalla mia formazione universitaria, sia conoscenze poi, come dire, scolpite sul campo facendo il giornalista. Ho anche elaborato degli appunti che spero quanto prima di trasfondere in un manuale di diritto dell'informazione. E qui dentro, come dire, si è creato un pezzo della mia vita. Pensate che alcuni giovani che io ho incontrato qui dentro, del tutto casualmente, che però mi sono parsi giovani preparati e capaci, adesso fanno i giornalisti e io li ho aiutato. Non avevo alcuna aderenza di natura familiare per cui li dovessi aiutare, li ho aiutati soltanto per il merito. E ringrazio il ministro Valditare di aver inserito la parola merito e meritocrazia nel titolo del ministero. Anche il mio segretario, il capo della mia segreteria particolare che è qui presente e che è un sottufficiale della Guardia di Finanza, l'ho conosciuto qui, ha seguito i miei corsi, poi ha fatto il cultore della materia insieme a me, è stato, diciamo, addestrato alla materia di diritto dell'informazione, adesso con me condivide questo nuovo percorso al Ministero. Quindi qui c'è un pezzo della mia vita e c'è un pezzo della mia formazione. Io credo di aver fatto una 40ina di tesi, queste tesi le conservo gelosamente,
Le ho portate prima in RAI, le tenevo nello scaffale di direttore, adesso le ho al Ministero nello scaffale di ministro, perché ogni tesi universitaria per me è stato un momento di crescita e di autoformazione, perché ogni qualvolta io ho affidato ad un giovane un tema, un argomento da sviluppare nell'ambito della formazione accademica, io ho arricchito anche me stesso, perché sono stato costretto a studiare, perché io credo che il dovere di tutti quanti noi sia quello di studiare sempre. Io anche adesso da ministro mi sono autoimposto come disciplina personale di continuare a leggere almeno uno o due libri al mese. Sul mio comodino c'è un libro, a un certo punto non guardo televisione, non leggo i giornali, ma cerco di leggere un libro, perché credo che sia doveroso da parte di tutti quanti noi coltivare la formazione. Quelle tesi per me sono state una cosa importantissima, perché ogni tesi mi ha, come dire, schiuso un mondo e una conoscenza. Vedete, io ho assunto con grande entusiasmo questo incarico, perché sono convinto di questo. L'Italia poggia il suo futuro, il suo presente, il suo passato su due pilastri fondamentali. Se abbiamo costruito un certo benessere, noi lo dobbiamo a due pilastri. Il primo è l'impresa, cioè la capacità di trasformare materie prime in prodotti, applicando a questo processo di trasformazione quello che io definisco il genio italico, cioè il sedimento della nostra storia. Quindi tutte le vette che noi abbiamo conquistato nella meccanica, nel design, nella moda, sono un fatto importantissimo e deve continuare ad essere un fatto importante. L'altro grande pilastro del nostro presente e del nostro futuro, saluto perché lo individuo adesso l'onorevole Enzo Scotti, che è stato un mio predecessore, e nonché amico, è la cultura. Questo paese deve avere la consapevolezza dell'importanza della cultura. Alla fine della sua vita Giuseppe Prezzolini scrisse e pubblicò per Berlusconi un libro che si intitola L'Italia finisce, ecco ciò che resta, dove lui enuncia la teoria secondo cui gli italiani non sono all'altezza del loro passato. Ora non so se ciò sia vero, se sia una visione forse troppo pessimistica, ma io credo che gli italiani debbano essere all'altezza del loro passato, lo debbano coltivare e ne debbano fare anche un motore di rilancio economico. Dico una cosa scontata, che altri prima di me hanno affermato, anche un po' banale, quando ricordo che noi siamo la prima superpotenza culturale del pianeta, perché la storia ci ha regalato un unicum, un sedimento unico di civiltà, dal mondo greco-romano ai Longobardi, ai Goti, agli Arabi in Sicilia, agli Angioini, agli Aragonesi. Ecco, l'Italia ha avuto un sedimento di tante culture, l'umanesimo, il Rinascimento, un Settecento importante, l'Ottocento, anche il Novecento, che ha prodotto tanto da un punto di vista culturale. E quindi noi ci ritroviamo questo scrigno di tesori, questo unicum. Pensate, appunto, studiando le carte del Ministero, io scopro che noi abbiamo 5 milioni di opere in questo paese, ma ne esponiamo soltanto 480.000 di opere. Abbiamo i musei più importanti del mondo, abbiamo i siti archeologici più importanti del mondo. Quindi il dovere è curare, preservare, modernizzare anche, trasmettere alle generazioni che vengono e capitalizzare in termini di sviluppo economico questo immenso patrimonio di cui noi oggi disponiamo. Fra le proposte che io ho lanciato delle linee programmatiche del Ministero, mi sono detto: ma perché non proviamo a fare un Uffizi numero 2 nella stessa città di Firenze o in un altro luogo della Toscana? Perché non proviamo a fare un Museo Archeologico Nazionale di Napoli numero 2, visto che nei depositi ci sono tanti reperti che non vengono esposti? E quindi lo ritengo un dato fondamentale. Come sarà noto a molti di voi, il termine cultura trae origine dal verbo latino colere, coltivare. È stato poi esteso a quei comportamenti che si sostanziano in una cura verso gli dèi, per cui il termine culto comincia a significare un insieme di conoscenze. Nel Prometeo incatenato, il Titano narra che gli uomini, appena superato lo stato di natura, grazie alla tecnica, come primo atto uscirono dalle caverne verso la luce del sole
e, non più costretti a vivere come animali, divennero architetti cominciando a costruire edifici. Quindi perché è importante richiamare il Prometeo incatenato? Perché la conoscenza, la cultura è l'elemento scriminante che ci distingue dagli animali. Noi siamo esseri umani in quanto abbiamo la cultura, in quanto abbiamo la conoscenza. In passato noi abbiamo misurato la potenza delle nazioni con la demografia, con gli eserciti, con le ricchezze energetiche. Io credo che oggi la potenza delle nazioni la si misuri soprattutto in termini di conoscenza. Chi più conosce, chi ha maggiore conoscenza, chi ha un sistema di formazione, ecco l'importanza dell'università, proteso, ho ascoltato con grande interesse la relazione della professoressa che mi ha preceduto, che mi ha dato una serie di nozioni che ovviamente non appartenevano al mio bagaglio di conoscenze. Ecco, la conoscenza è il fatto distintivo, l'elemento distintivo che come persone ci consente di distinguerci. Aristotele ci offre un ulteriore spunto di riflessione su questo tema, affermando che mentre altre specie animali hanno ciascuna per natura un loro habitat, i pesci, gli uccelli, gli insetti hanno tutti un loro habitat naturale che gli è stato consegnato dalla natura, non esiste per noi esseri umani un ambiente privilegiato, se non quello che noi abbiamo costruito in secoli di storia attraverso la tecnica. Ovviamente il termine tecnica per me significa il termine conoscenza, a cominciare dalle città che abbiamo strappato dalla natura. Vedete quanto è profondo Aristotele. Mentre gli altri hanno un habitat che gli è stato consegnato dalla natura, noi viviamo l'habitat che noi ci siamo costruiti e sedimentato in secoli di storia. Ecco, la cultura è tutto ciò. La costruzione attraverso l'arte, la letteratura, la filosofia, la teologia, attraverso la cultura il senso lato dell'ambiente umano. Il Ministero della Cultura significa gestione accorta ed efficace di un immenso patrimonio unico al mondo, significa tutela del paesaggio. Quest'anno abbiamo ricordato i 100 anni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i 100 anni della prima legge sul paesaggio che fu voluta da Benedetto Croce. E dei nostri musei significa rilancio del cinema, della musica, del teatro, dello spettacolo nelle sue varie forme, nella fruizione delle biblioteche. Ma non può essere ridotto a una mera sommatoria di capitoli di bilancio e di sostegni da erogare. La cultura è soprattutto una visione d'insieme, un mosaico in ciascun tassello che in ciascun tassello concorre a determinare il tutto. Ecco perché penso che utilizzando tutte le articolazioni della cultura sia necessario costruire un nuovo immaginario italiano. Io tengo molto al concetto di unicità della cultura. La cultura non può essere intesa come una vivisezione e un'articolazione di saperi, l'uno diverso dall'altro. Certo, la specializzazione è un dato della modernità e la dobbiamo tenere presente, però la cultura deve avere sempre una sua visione di insieme. Quando ero al liceo classico mi piacque molto il personaggio di Brunetto Latini, il maestro di Dante, che manteneva una unicità della cultura. Émile Durkheim, studiando il livello di coesione di una società, afferma che essa può sopravvivere solo se si costituisce come comunità simbolica. Nel saggio Le regole del metodo sociologico afferma: la società non è una semplice somma di individui, al contrario il sistema formato dalla loro associazione rappresenta una realtà specifica dotata di caratteri propri. Nei giorni scorsi, in occasione del 70° della scomparsa del grande filosofo Benedetto Croce, ho ricordato come fu, insieme a Giovanni Gentile, il protagonista di un grande risveglio della cultura italiana, dell'affermazione di una dimensione europea e del superamento del suo provincialismo. Penso che, fatto le debite differenze, questo impegno vada rinnovato. L'Italia, io ricordo sempre, tornando un attimo alla conoscenza, il famoso verso di Dante Alighieri: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Credo che non ci siano parole più efficaci per sottolineare appunto la differenza nostra dagli altri animali. Non dobbiamo vivere come bruti, ma dobbiamo seguire, quasi come dovere e imperativo morale, la virtù della conoscenza.
E voglio ricordare altri versi a cui tengo tantissimo, quelli di Giacomo Leopardi nella canzone all'Italia. Cosa dice Leopardi? «O patria mia, vedo le mura e gli archi, e le colonne e i simulacri e l'erme, torri degli avi vostri». Vedete come Leopardi nella canzone all'Italia identifica la nostra nazione, uso sempre il termine nazione perché nella Costituzione l'unica parola che troviamo è la nazione, attenzione, Leopardi identifica la nazione, l'Italia, con i suoi luoghi. O patria mia, vedo le mura e gli archi, cioè la patria è fatta dalle mura e dagli archi, anche quelli che abbiamo qui uscendo dalla Lunsa. La patria è fatta dalle colonne e dai simulacri e dell'erme, dalle torri degli avi nostri. Quindi c'è una identificazione della nozione di nazione con la sua storia e con la sua tradizione. L'Italia è una nazione quale si è venuta definendo attraverso una storia millenaria che ha avuto nel Risorgimento nel 1860 il suo efficace riconoscimento come Stato nazionale. Prima ancora l'Italia si è forgiata attraverso le tappe essenziali del diritto romano, dell'umanesimo, della letteratura volgare, del Rinascimento e del Romanticismo. All'unità politica il nostro Paese ha fatto precedere quella culturale e linguistica. La riconoscibilità della comune identità culturale e spirituale costituisce un valore irrinunciabile, un principio primo del senso civico. E poi c'è stato l'approdo a questa splendida Costituzione che è la Costituzione Repubblicana, che secondo me deve essere il documento che deve orientare quotidianamente la nostra azione. Mazzini avverte come un sano sentimento di nazionalità non va confuso con il nazionalismo, perché si commette lo stesso errore di chi confonde religione e superstizione. Ricorda Benedetto Croce, l'amore di patria è un concetto morale. Nel segno della patria i nostri più nobili ideali, i nostri più austeri doveri prendono una forma particolare e a noi più vicina, una forma che rappresenta l'umanità tutta e attraverso la quale si lavora effettualmente per l'umanità tutta. Questo è un testo di Croce tratto dagli scritti e discorsi politici. Giovanni Gentile esalta la coincidenza fra Stato e Nazione, riconoscendo la preesistenza della Nazione. Gioacchino Volpe data intorno all'anno 1000 la nascita della Nazione italiana. La libertà si realizza e si rafforza anche nel rispetto delle appartenenze e delle tradizioni culturali di ciascun popolo. Sono stati Tocqueville, Ortega e Gasset a ricordare che una società autenticamente democratica non può prescindere da un insieme di valori che è ampiamente condiviso e che trasforma gli individui in appartenenti alla nazione che cooperano per il perseguimento di fini comuni. Antonio Gramsci, nel saggio Letteratura e Vita Nazionale, io ne posseggo l'edizione in Audi del 54, apre le sue prime pagine ponendo il tema di arte e cultura, laddove indugia su quel ritorno al De Santis auspicato da Giovanni Gentile. Gramsci cita De Santis: manca la fibra perché manca la fede, e manca la fede perché manca la cultura. Gramsci si scaglia contro la filosofia della prassi, contro la fatua ingenuità dei pappagalli che credono di possedere in poche formulette stereotipate la chiave per aprire tutte le porte. Credo che queste parole di Gramsci siano di grandissima attualità. Benedetto Croce, nella Storia d'Italia del 1871 al 1915, scrive: a chi ricordava l'afa e l'oppressura dell'età positivistica pareva che si fosse usciti all'aria aperta e vivida. Il riferimento di Croce è al ritorno dell'idealismo, al ritorno degli ideali contro il positivismo. Ralph Dahrendorf, riecheggiando Marx, si pose il tema dell'esistenza di un'ideologia tedesca. Ora noi dobbiamo forse porci il tema dell'esistenza di un'ideologia italiana in un nesso tra Gioberti e Croce, tema che si pone anche Norberto Bobbio nel Profilo ideologico del Novecento italiano, nel senso di una cultura nazionale, di un filo che collega Dante Alighieri, Petrarca, Machiavelli, Leopardi, Manzoni, Rosmini, Gioberti, fino a Croce, Gentile e Gramsci. La cultura è essenziale, necessaria per reagire al declino italiano, il richiamo a quella unicità qualitativa e quantitativa della nostra cultura nazionale, quale si è costruita attraverso i secoli. Grazie dell'attenzione.
Grazie Ministro, rimanga qui con noi perché ci sono 3 studenti che vogliono farle delle domande. Cominciamo con Letizia Chiaraluce. Eccola. Buongiorno Ministro, salve, ben trovato. Sono Letizia Chiaraluce, una studentessa magistrale in marketing e comunicazione digitale e sono qui oggi per sottoporle una domanda piuttosto attuale riguardante appunto il movimento ambientalista. Nell'ultimo periodo uno dei principali argomenti di dibattito riguarda appunto le azioni intraprese da questo movimento, che nel farsi promotore di un'ideologia sta mettendo in atto strategie volte ad intaccare il patrimonio culturale delle varie nazioni, come anche la nostra, in una logica comunicativa per nulla funzionale. Qual è la sua opinione in merito a questo argomento e come potrebbero essere a suo avviso affrontate queste situazioni? E per quale motivo, secondo lei, hanno sfruttato il parallelismo tra ambiente ed opere d'arte per promuovere tale messaggio? La ringrazio. Buongiorno a lei e la ringrazio per questo messaggio. Saluto il mio direttore Gianni Letta, che non avevo visto perché era coperto dal microfono. Io ho avuto l'onore di collaborare al tempo quando lui ne era un efficace direttore. E saluto anche Monsignor Galantino, un altro amico, che è persona a me molto cara. Allora, guardi, io penso questo. Innanzitutto la natura e la conservazione della natura è un fine nobilissimo. Io credo che il tema della salvaguardia del nostro pianeta, che è stato sfregiato da noi in secoli di storia con l'inquinamento, con deturpando l'ambiente, pensiamo a quello che è stato fatto nelle città italiane negli anni 60. Io ho realizzato una delle ultime interviste a Francesco Rosi, grande regista che fece quel mirabile film Le mani sulla città, che è ambientato nella mia Napoli, ma che potrebbe essere ambientato in qualsiasi città italiana che negli anni 60-70 furono deturpate da un'edilizia selvaggia. Anziché recuperare meravigliosi centri storici, si costruirono edifici di 7, 8, 10 piani, che adesso sono una pessima edilizia, e lo sanno tutti gli esperti del settore. Il tema della conservazione dell'ambiente è un tema centrale, forse è il primo tema, perché adesso è legato alla nostra sopravvivenza come individui. Quindi è un tema, lo dico molto chiaramente, estremamente nobile. Quindi chi parte da questo presupposto parte da un presupposto nobile. Secondo me però sbaglia profondamente le modalità con cui poi si vuole salvaguardare questo obiettivo nobile, quello di conservare l'ambiente. E perché sbaglia le modalità? Perché nella nozione di ambiente noi non dobbiamo ricomprendere soltanto, e su questo non lo dico io, ma lo dice tutta una dottrina scientifica e concorde su questo, cioè nell'ambiente non ci sono soltanto i fiumi, i laghi, il mare, le montagne, che sono una cosa importantissima che noi dobbiamo preservare, ma oggi nella nozione di ambiente c'è anche tutto quanto è stato prodotto in secoli di storia dall'umanità. Nell'ambiente ci sono quelle torri di cui parla Leopardi, ci sono quegli archi di cui parla Giacomo Leopardi, anche questi fanno parte del patrimonio dell'ambiente da tutelare. Anche un quadro importante di Caravaggio o un quadro del Novecento è importante, è parte dell'ambiente. Fino ad oggi queste azioni, diciamo, hanno avuto degli effetti molto contenuti, perché c'è stata anche una certa accortezza nel farlo, però c'è sempre la paura che poi qualche volta qualcuno possa sbagliare, e quindi non credo che questo sia il modo utile di testimoniare una volontà di preservare l'ambiente, perché si fa un danno alla stessa parte dell'ambiente. Se è vero che noi ricomprendiamo nella nozione di ambiente anche tutto quanto è stato prodotto dal genere umano, le montagne, i fiumi, i laghi sono fondamentali, l'aria che respiriamo è fondamentale, dobbiamo preservare tutto, però all'interno di tutto ciò c'è anche tutto quello che è stato prodotto, un quadro, una scultura, e poi ci possono essere anche pessime imitazioni di questi comportamenti, quindi è chiaro che questi comportamenti vanno arginati. Grazie. La ringrazio. Alfredo Battisti. Buongiorno signor Ministro, sono Alfredo Battisti, quinto anno di giurisprudenza.
La mia domanda parte dalla constatazione che faceva lei stesso prima dell'immensità del nostro patrimonio culturale, che va dalle grandi città fino ai più piccoli paesi, ed è così vasto e così variegato che per assurdo ne siamo quasi assuefatti. E allora, come ricordava lei stesso, sicuramente per la valorizzazione e per la tutela del nostro patrimonio culturale passa il nostro futuro, e anche da esso noi, dalla consapevolezza del nostro passato, noi possiamo trarre l'ispirazione e le forze per costruire il nostro futuro. Allora le chiedo, mi chiedo, che ruolo possono avere le scuole di ogni ordine e grado e le università in questa missione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale? E più nello specifico, si potrebbe pensare a dei progetti che permettano fin da piccoli ai bambini e poi ai ragazzi di appassionarsi alla bellezza del proprio territorio, alle grandi e alle piccole opere, per non solo, ecco, essere appassionati, ma magari per risvegliare questa passione che si è un po' addormentata nei più grandi. Grazie. La ringrazio per questa domanda. Vede, il primo tema è la consapevolezza. Cioè, tutti i cittadini italiani devono avere la consapevolezza del valore del patrimonio che il passato ci ha trasmesso e la consapevolezza del dovere morale di cittadini costituzionale, perché è scritto anche nella nostra Costituzione, di preservare e di conservare adeguatamente questo patrimonio. E poi eventualmente anche di farlo fruttare da un punto di vista economico attraverso il volano del turismo. Uno degli stanziamenti più consistenti del PNRR, che è una grande occasione per l'Italia, è quella che è stata data al Ministero, che io transitoriamente ovviamente dirigo in questo momento. Sono oltre 4 miliardi di euro articolati in vari progetti, e molti di questi progetti puntano, per esempio c'è un progetto sui borghi, al recupero dei borghi, oltre 1 miliardo di euro. Ci sono vari progetti per la messa in sicurezza dal rischio sismico oppure dal rischio ambientale di questo patrimonio. Proprio ieri ho partecipato a un convegno che si è tenuto alla Biblioteca Nazionale di Roma, organizzato dai tecnici del Ministero, proprio sul tema, da esperti, sul tema della sicurezza, della messa in sicurezza del patrimonio, perché il nostro patrimonio è esposto a un duplice rischio: il rischio sismico e il rischio idrogeologico, perché quando poi capitano quelle catastrofi di cui poi purtroppo ogni anno noi siamo costretti a dare conto nella nostra cronaca, ne viene colpito non solo le persone, che è la cosa più grave, perché la prima cosa più grave è la perdita delle vite umane, ma anche il patrimonio. Quindi dobbiamo avere una coscienza, una consapevolezza di tutto ciò. E sono d'accordo con lei che questa consapevolezza noi la dobbiamo far nascere dalla più tenera età. Vede perché io mi sono appassionato molto a questo ministero? E uno dei miei primi atti, il mio primo atto è andare in visita alla Sinagoga di Roma. Il mio secondo atto è stato andare in visita alla casa di Benedetto Croce nel giorno dell'anniversario della Marcia su Roma, perché Benedetto Croce, sapete che fu l'estensore del manifesto degli intellettuali antifascisti. Il mio terzo atto è stato andare al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Se non lo avete visto, andateci immediatamente. Perché l'amore per la cultura me lo ha dato mia madre, quando da bambino incominciò a regalarmi dei libri di mitologia greco-romana, ovviamente libri per bambini, quindi molto elementari nel loro racconto, i grandi miti greci, i grandi miti latini, le guerre fra troiani e greci. E poi ogni pomeriggio, perché io sono nato lì accanto, in via Foria, mia madre mi portava al Museo Archeologico Nazionale, quindi io potevo dare, come dire, far navigare l'immaginazione di un bambino e dare, come dire, un'impressione visiva a quelle cose che io avevo immaginato leggendo questi libri. Parliamo di libri degli anni 60, io sono nato nel 62, quindi non erano nemmeno poi da un punto di vista grafico sofisticato come quelli di oggi. E mi colpì tantissimo il fatto che una mattina, da cancelliere tedesco, Angela Merkel si presenta all'ingresso del Museo Archeologico Nazionale, che secondo me molti politici italiani non hanno mai visitato,
da cancelliere della Germania, quindi con qualcosa a cui attendere quotidianamente, Angela Merkel si presenta con il marito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sta 4 ore lì dentro a visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, esce, va in pizzeria, una pizzeria molto alla buona, ma secondo me di qualità, buona nel doppio senso della parola, lì di fronte, e poi dopo riparte e va a Berlino. E quindi questa è una testimonianza di grande amore per la cultura. Quindi lei ha ragione, noi questa consapevolezza la dobbiamo far nascere dal basso e dai giovani. Devo dire una cosa, questo lo voglio chiarire perché le cose bisogna poi saperle, non per merito mio ma per merito dei miei predecessori. Oggi i ragazzi fino a 18 anni non pagano in nessun museo. Tutti i ragazzi dell'Unione Europea che vanno in un museo italiano fino a 18 anni non pagano nulla. E fino a 25 anni si pagano solo 2 euro, che è una cifra davvero molto molto modesta. Poi abbiamo le domeniche, l'ultima domenica che era la domenica dei musei aperti, l'altro ieri è stato un successo, nonostante fosse una giornata da un punto di vista meteorologica molto non favorevole, abbiamo avuto decine di migliaia di visitatori in tutti i siti museali, dal nostro ministero dipendono i 44 grandi musei e parchi archeologici nazionali. Quindi sono d'accordo, dobbiamo farla nascere nei giovani. Io infatti, per esempio, noi non facciamo pagare le scolaresche, non facciamo pagare i docenti che accompagnano le scolaresche e metteremo in moto ulteriori meccanismi affinché questa partecipazione dei giovani possa concretizzarsi sempre di più. Valerio Lommi. Eminenze, eccellenze, magnifico rettore. Come rappresentante degli studenti dell'Ateneo vorrei porgere un caloroso benvenuto al Ministro San Giuliano, di cui abbiamo l'onore di ricevere come facente parte del nuovo esecutivo dopo ben 20 anni di insegnamento qui in LUMSA. A tal proposito vorrei chiederle, nel mondo di oggi, un mondo digitale, virtuale, sempre più sospinto verso il metaverso, un mondo post-pandemico che ci ha visti più diffidenti verso il prossimo e più diffidenti anche riluttanti a intrattenere nuove relazioni sociali rispetto al passato, quanto ritiene sia utile per i giovani fruire in prima persona del capitale artistico e architettonico, ambientale e naturalistico della nostra nazione? Allo stesso tempo le chiedo anche e le dico che ovviamente un capitale spendibile di beni e di capacità educative è quanto mai necessario oggi per formare i buoni cittadini di domani. Non crede che sarebbe bello formare una futura generazione che, anche se proveniente da svariate etnie, si senta prima di tutto italiana? Ringrazio anche lei per la domanda. No, io sono assolutamente d'accordo, la nozione di italiano non è una nozione etnica, ma è una nozione di appartenenza. È italiano chiunque si senta in Italia, chiunque condivida innanzitutto la nostra Costituzione repubblicana. Si diventa italiani attraverso la condivisione dei valori che sono nella nostra Costituzione e anche, mi faccio aggiungere, attraverso i valori che sono nella nostra storia. Chiunque esso sia, se conosce Dante Alighieri, mette un mattone nella costruzione della sua italianità. Se conosce Petrarca mette un altro mattone, un altro lo mette con Machiavelli e con Leopardi e con Giovanni Gentile e con Gramsci e con Prezzolini e così via. Quanto al tema della digitalizzazione, beh, io sono notoriamente un conservatore, lo rivendico con orgoglio, e diceva Prezzolini che se il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani. Perché il conservatore è colui il quale è chiamato ad innovare una società modernizzandola ma salvaguardandone i valori. Anzi, scusatemi una piccola digressione, fatemi fare l'etimologia della parola conservatore. Conservatore viene da un antico termine indoeuropeo, lo spiega Prezzolini nel Manifesto dei Conservatori. Nelle antiche comunità indoeuropee, tutti quanti veniamo definiti caucasici, ma perché veniamo dal Caucaso? Sì, veniamo dal Caucaso, perché nell'era della preistoria le tribù nomadi che vivevano nell'Asia centrale si spostarono verso l'Europa occidentale e c'era una figura, il Knavu, che doveva guardare il fuoco la notte ed evitare che il fuoco si spegnesse. Ovviamente è un simbolismo, il fuoco che sono i valori di una comunità. Quindi poi la parola si è evoluta e si è arrivati al termine conservatore. Quindi conservatore è colui il quale salvaguarda i valori, i miti fondanti di una comunità.
Però tutto questo va anche modernizzato. Ecco, l'affermazione il progressista è la persona di dopodomani, cioè il conservatore è la persona di dopodomani, mentre il progressista è la persona del domani. Cioè noi dobbiamo modernizzare. E allora nel PNRR c'è una gran parte di risorse che viene destinato proprio alla digitalizzazione dei beni culturali. Ma io dico di più, adesso ho messo a studiare i tecnici del Ministero, perché non è certo una questione talmente complessa che non posso dipanare io, ma sul metaverso, per esempio, noi dobbiamo esigere i diritti d'autore. Cioè chi utilizza un'immagine di un museo italiano, che ne so, il famoso, cito per, sempre il Museo Archeologico Nazionale, il famoso mosaico della battaglia di Isso, no? Di Alessandro contro i persiani, chi utilizza quell'immagine, che è in tutti i libri di storia e di archeologia del mondo, deve pagare per quell'immagine. Chi adopera, ieri ho avuto il privilegio di incontrare il cardinale Parolin e abbiamo parlato anche della conservazione del patrimonio religioso, che sia ben chiaro è parte integrante e fondamentale del patrimonio artistico culturale italiano. Sono stato all'abbazia di Subiaco dove i monaci benedettini hanno donato allo Stato la Rocca dei Borgia, che diventerà un polo museale. Ci sono già i finanziamenti, tra poco cominceranno i lavori per fare questo grande polo museale. Cioè, tutto questo deve però assumere anche una dimensione ultramoderna, contemporanea, attraverso la digitalizzazione. Quindi saremo impegnati in maniera attiva anche su questo fronte. Grazie. Grazie Ministro, ci ha dato almeno tre notizie. C'è adesso la donazione del sigillo dell'Ateneo al Ministro da parte del Rettore. Grazie, adesso il conferimento dei premi. Adesso il conferimento dei premi per le migliori tesi di laurea. E dunque il magnifico rettore qui sul podio. Si tratta dei premi Giorgio Petrocchi, Giuseppe Pizzardo e Luigia Tincani. Petrocchi fu un critico e filologo italiano, direttore dell'allora Istituto Pareggiato di Magistero, che poi è divenuto università. Il cardinale Giuseppe Pizzardo, insieme a Luigia Tincani, fondatori nel 1939 di questo Istituto Superiore di Magistero, che poi appunto diventò la LUMSA. I premiati sono, nell'ordine, i dottori Roberta Palazzo, Riccardo Testa e Sara Striano. A lei, Rettore. Grazie, allora invito Roberta Palazzo. Roberta Palazzo ha vinto, intanto se ci vuole raggiungere qua, ha vinto il premio Petrocchi, per la tesi dal titolo Un ghetto di periferia, spazi di schiavitù a Borgo Mezzanone. La motivazione della commissione, composta dalle colleghe Caterina Verbaro e Patrizia Bertini Malgarini e dal professor Antonio Panico, sottolinea come questa tesi affronti con accuratezza il tema della mancata inclusione degli immigrati che hanno raggiunto negli ultimi anni il nostro paese. E questa tesi si è sviluppata con l'ascolto dei residenti a Borgo Mezzanone attraverso la realizzazione di alcuni focus group e l'osservazione attenta e prolungata della quotidianità del loro vivere.
una coraggiosa applicazione dei metodi qualitativi della ricerca sociale che meritano un riconoscimento come il premio Petrocchi. Quindi grazie. Invito ora il dottor Riccardo Testa. Il dottor Testa ha vinto il premio intitolato al cardinale Giuseppe Pizzardo con una tesi dal titolo Evoluzione della propaganda politica, profili di diritto costituzionale comparato. La commissione, composta dai colleghi Rocco Pezzimenti, Marco Bartoli e Giampaolo Malgeri, sottolinea come si tratti di un lavoro ben articolato che analizza con precisione, in un'ottica comparativa e con un approccio attento alla sua evoluzione storica, il complesso tema della disciplina costituzionale della propaganda con una attenta visione comparativa. Il lavoro si segnala altresì per la qualità della scrittura, caratterizzata da una prosa chiara, precisa e gradevole, cosa che secondo me deve essere ben sottolineata. Invito infine la vincitrice del premio Tincani, Sara Striano, premio intitolato alla nostra fondatrice. Sara Striano ha elaborato una tesi di laurea dal titolo I suoni del silenzio, viaggio alla scoperta di due mondi, quello della sordità e quello della musica. La commissione, composta dalla professoressa Consuelo Corradi e dai professori Regni e Caltagirone, ha sottolineato come questa tesi abbia per oggetto due mondi apparentemente escludentisi, quali quello della sordità e quello della musica. E tuttavia, attraverso la lingua dei segni e attraverso esperienze di produzione e di fruizione della musica, la tesi afferma l'universalità del linguaggio musicale. I riferimenti di questa tesi sono armonizzate con esperienze personali e questo risultato originale appare evidente anche nell'integrazione tra immagini e scrittura. La parola alla nostra moderatrice. Io ce la lascio nuovamente a lei per i saluti finali e per la conclusione. Questo non era previsto dal cerimoniale perché l'assemblea si scioglie, invece è bene che si sciolga con un reciproco saluto e ringraziamento. Abbiamo imparato molte cose e abbiamo anche disegnato alcuni programmi e speriamo di essere tutti quanti insieme a poterli reciprocamente aiutandoci a poterli realizzare. Grazie e arrivederci.